Taglia alta, basso indice di glutine, colore particolarmente rosso che ne esprime la qualità. Sono le caratteristiche del grano Russello, la cui coltivazione sperimentale è stata riavviata a Gela tra le contrade Burgio e Settefarine. A riscoprire questa coltura antica è stato l'agronomo Salvatore Susino, grazie ai consigli del nonno, oggi ultra novantenne, gestore di un pastificio a Gela negli anni 50. Susino è stato anche uno dei relatori del convegno promosso dall'Associazione Culturale di Francesco Città, gli amici di Antifemo ed Entimo, che ieri pomeriggio si è tenuto presso la Pinacoteca Comunale. Questa era una varietà, o queste varietà, diciamo, antiche, erano quelle che si coltivavano un tempo e quindi sono molto, diciamo, si sono molto adattate al nostro territorio. Si presta tantissimo perché fa parte della nostra tradizione agricola e anche della nostra, diciamo, tradizione dei prodotti che derivano dall'agricoltura, quindi io mi riferisco principalmente alla produzione del pane con i metodi e le materie prime come si faceva una volta. Sono intervenuti inoltre un dirigente medico del reparto di gastroenterologia dell'ospedale di Gela, la biologa nutrizionista Danila Sciagura e il docente universitario Paolo Guarnaccia. Il comune di Gela, che ha patrocinato l'evento, ha accolto l'idea di dotare della denominazione comunale il grano e il pane gelesi. Il servizio di accoglienza del convegno è stato curato dagli studenti del corso serale e diurno dell'Istituto Alberghiero di Gela, diretto da Grazio Di Bartolo. Gli stessi studenti dell'istituto del corso di enogastronomia hanno preparato un ricco menù di degustazione di pane realizzato con l'antico grano denominato Russello, abbinato alle eccellenze di prodotti di coltivazione locale. È un prodotto di alta qualità, diciamo, a basso tenore di glutine, quindi diciamo, con alta digeribilità, e quindi diciamo, anche chi è con nelle patologie, se così si possono chiamare, di intolleranze generiche al glutine, ne possono trarre vantaggio. Questo è un impegno che si è preso l'amministrazione comunale nella volontà di sponsorizzare, incentivare in qualche modo le colture locali. L'ottica è quella di valorizzare anzitutto la produzione agricola, valorizzare la produzione agricola di valore e soprattutto valorizzare tutto quello che può contribuire, diciamo, nell'ottica dell'agricoltura biologica diciamo, all'uso dei prodotti a chilometro zero. Abbiamo presentato questo progetto che si rifà alla storia antica della nostra città. Difatti, i grani duri venivano prodotti a Gela sin dai tempi dei greci. A testimonianza di ciò, esiste al museo un ritrovamento di chicchi di grano risalenti al V secolo a.C., ma poi Virgilio nell'Eneide cita i campi geloi. Successivamente possiamo pensare all'epitaffio sulla tomba di Eschilo che parla di questa Gela ricca di grano. I nostri contadini hanno coltivato il grano, questo tipo di grano, fino agli anni 70, poi progressivamente lo hanno soppiantato con i grani moderni.